L'annullamento delle elezioni comunali ad Atri da parte del Consiglio di Stato è salutata con favore dai ricorrenti, che spiegano cosa presumibilmente sarebbe successo gli scorsi 14 e 15 maggio 2023, soprattutto in due sezioni. Penso che il Consiglio di Stato descriva perfettamente quello che si evince, ovvero, leggo testualmente, pertanto le circostanze e gli errori nella deliberazione conducono a ritenere sussistente un quadro delle operazioni elettorali del Comune di Atri idoneo a rendere i voti espressi non liberi né segreti in violazione dell'articolo 48 della Costituzione e la competizione elettorale non trasparente e non rispondente alla effettiva volontà del corpo elettorale. Io direi drammatico, questa città non meritava questo epilogo. Il TAR aveva affermato che la scheda ballerina non c'era, ma aveva deliberatamente, non vi so dire perché, cassato, insomma eliminato un elettore dall'elenco, e quindi poi gli elettori erano pari al numero dell'elenco, cioè ci sono due cesti, il cesto di mele e il cesto di pere devono essere uguali, devono contenere lo stesso numero di pere, hanno tolto una mela per far sì che, no, che il pere e mele fossero di pari numero. Il quadro restituito dalla pronuncia della giustizia amministrativa è serio, una tornata elettorale condizionata da un vulnus insanabile nella regolarità complessiva delle operazioni. È una sentenza che addirittura nella parte finale rimanda gli atti alla Procura della Repubblica affinché quest'ultima faccia tutti gli accertamenti, diciamo, di rito. E questo la dice lunga anche su quello che è il quadro complesso che è venuto fuori attraverso questa sentenza. Addirittura si parla, non si esclude l'ipotesi della cosiddetta scheda ballerina, e evidentemente in questo caso il Consiglio di Stato ha ritenuto ovviamente superata da parte nostra la questione relativa alla cosiddetta prova di resistenza, che è, diciamo, un aspetto tipico del giudizio amministrativo elettorale. Quindi evidentemente la documentazione che noi abbiamo fornito non riguardava mere sviste, ma riguardava aspetti sostanziali, per cui di conseguenza c'è stata questa sentenza che ha accolto pienamente la nostra tesi e che di fatto, come dire, pone un'ombra un po' rispetto a quelle che sono state le operazioni elettorali delle scorse comunali.